Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò di Cookie Police e di Altervista. E allora, una piccola premessa, vi avevo già parlato esattamente un anno fa di Cookie Love, quindi della normativa introdotta al garante della privacy per regolamentare l'utilizzo dei cookie nei nostri siti web. Però per non fare un video troppo lungo vi lascio in descrizione il link dell'articolo che vedete qui e anche al suo interno il video di Leonardo Vannucci che andava a trattare l'argomento. Ciao Leo. E ora andiamo a parlare appunto di questa vicenda di Altervista e dei cookie. E allora praticamente io attraverso Altervista vi faccio vedere la bacheca del mio sito. Ho installato attraverso WordPress il plugin Cookie Notice per andare a inserire un messaggio personalizzato, la mia informativa dei cookie e mettermi in regola con la normativa. Fin qui niente di strano, tutto a posto. Ora, siccome io tempo fa avevo creato in occasione dei tutorial Crea il tuo sito web gratis, che vi lascio qui in alto la scheda. Avevo creato appunto questo sito web, il tuo sito web gratis. Naturalmente, per agevolare anche voi, avevo installato WordPress attraverso Altervista, perché loro vi offrono già il pacchetto precaricato e personalizzato da loro sui loro server. Ovviamente fate molto prima e comunque avete funzionalità in più, come può essere il tasto guadagna. Con il pilota automatico vi inserisci i banner e via discorrendo, temi personalizzati, eccetera. Ora, anche qui avevo installato il plugin, praticamente Cookie Notice, per fare la stessa cosa del mio sito personale. Da qualche giorno a questa parte, esattamente un 2 giorni, aprendo la bacheca mi avvisa: attenzione, non hai la cookie policy attiva. È necessaria per visualizzare la pubblicità sul tuo blog. Attiva ora la cookie policy. E io ho detto, vabbè, sarà un avviso per ricordare agli utenti, giustamente, di attivare la police. Io ho il mio plugin, non mi riguarda. Però, facendo clic qui, l'amara sorpresa. Perché vado a leggere, clicca sul pulsante qui sotto per generare una cookie police. La cookie police crea un banner che informa i tuoi visitatori circa l'utilizzo dei cookie sul tuo sito, come previsto dalla normativa europea e italiana in vigore. La cookie policy appunto è necessaria per poter attivare la pubblicità sul tuo blog e quindi già in questo rigo vi ho detto tutto. Se non attivo Ubenda, che è un servizio che mi offre Altervista gratis, non potrò utilizzare più i loro banner sul mio sito web. Ora, tutto questo io non lo trovo corretto da parte di Altervista perché sì, mi offri il dominio gratis, quello che volete, però decidi di offrire Ubenda ai tuoi utenti, magari anche poco esperti, per mettersi in regola con la normativa. Ok, però non puoi obbligarmi a utilizzare un servizio che è sì gratis, però è limitato nelle sue funzionalità, perché giustamente Ubenda poi vi offre gli step successivi per modificare la normativa e altre storie che non sto qui a raccontarvi. Vi offre un abbonamento annuale sui 20 euro. Quindi io dovrei andare a stipulare un contratto con Ubenda per gestirmi la mia cookie policy, che posso gestirmi in mille modi gratuitamente e modellarla io per come voglio. Ora, io vorrei capire perché Altervista si abbassa a questi mezzucci, perché poi alla fine sono dei mezzucci. Obbligare i tuoi utenti o fai così o niente. A questo punto preferivo aprire la bacheca e ritrovarmi attivo Ubenda di default e direttamente dover utilizzare il servizio per forza, perché questo comunque questa scelta fatta da loro equivale a questo. Utilizza Ubenda o non utilizzare più la pubblicità sul tuo sito. E oltretutto mi viene anche il dubbio che magari io non sono a norma con la normativa perché loro la mia policy che visualizzo con il plugin non l'accettano. Ora questo è tutto un altro discorso. Scrivendo sul forum di Altervista di assistenza ti rispondono semplicemente che devi utilizzare Ubenda per
perché comunque loro hanno deciso così dal giorno alla notte, e materialmente poi ti lasciano con un pugno di mosche, senza una valida risposta o comunque un'alternativa, se non quella di abbandonare Altervista per altri domini gratuiti o comunque prendere un dominio a pagamento. Io personalmente sul mio sito web personale sono su Altervista, però ho installato io manualmente WordPress, quindi su questa installazione di WordPress, tra virgolette, comando io. Ora, il mio suggerimento qual è? O scriviamo tutti in massa su Altervista nel forum e ci facciamo valere, o per chi sta aprendo il sito o ancora ha pochi articoli, ragazzi, cancellate tutto, scaricate WordPress manualmente da wordpress.com, aprite in FTP il vostro sito e caricate la versione manualmente di WordPress voi su Altervista, in modo tale che potete fare quello che volete per la normativa. Dovete rinunciare al pilota automatico e vi inserisci i banner pubblicitari, ma ragazzi, poca roba, alla fine conviene fare così. Bene, ragazzi, io vi ricordo sempre in descrizione il link del mio articolo dei cookie, del video di Leonardo Vannucci, ve lo metto anche diretto, e fatemi sapere la vostra nei commenti. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!